È qui all'inizio di Piazza Indipendenza il primo vero grosso impatto con la rivoluzione del traffico dovuta alla chiusura di Via Valfonda per i cantieri della tranvia che rivoluziona la viabilità intorno alla stazione. Non solo, chi arriva da Via Santa Caterina d'Alessandria viene in questo punto dirottato a destra chi deve andare alla stazione. A sinistra chi invece deve proseguire per il mercato centrale. Partiamo! Questo è il percorso per la stazione. Il sindaco Nardella ha fatto il percorso stamattina e poi lo ha pubblicato su Facebook. C'era poco traffico e non mancano i commenti che glielo fanno notare, ma per chi vuole farsi un'idea prima di provare, il video può essere utile. Noi, che lo abbiamo fatto a metà giornata, abbiamo trovato molta più confusione e nessuno della pattuglia dei vigili tanto annunciata. Prima c'erano, saranno andati a mangiare, ci dice un operaio della Silfi che sta predisponendo le telecamere. Vero, di sicuro, ma che siano andati a pranzo tutti insieme ci fa storcere un po' il naso. Telecamere, dicevamo. Ce ne sono tre nuove all'inizio di Via Nazionale, alla fine e alla rotonda, quella usata finora per attraversare la città uscendo da Via della Scala. Ecco, ora non sarà più possibile. Lo scopo della nuova viabilità è anche questo. Chi passerà da queste parti sarà solo per arrivare davvero alla stazione o ai ristoranti e parcheggi della piazza, anche perché venire qui in macchina o in autobus senza un valido motivo adesso avrebbe davvero un aspetto masochistico. Le auto sono deviate in un dedalo di stradine limitrofe a Via Nazionale, è questo il cartello da seguire, e sbucano alla stazione in Piazza Adua. E non sarà poco il traffico, ma non va meglio a chi utilizza i mezzi pubblici. Molte delle linee sono state deviate nel loro percorso ed è bene informarsi. Via Nazionale, che di per sé non è una strada da percorrere senza pensieri, visti molti pedoni, turisti e esercizi commerciali che ci sono, sarà ingolfata da tutti gli autobus urbani, extraurbani, più i taxi, i motorini, le auto con permesso ZTL. Si rischia quasi di far prima in macchina. Insomma, il periodo di rodaggio per abituarsi è da mettere in conto, insieme alla proverbiale santa pazienza. Tra un anno la viabilità di accesso alla stazione sarà ancora questa, ma molti potranno scegliere la tranvia per arrivarci. A quel punto gli stress e le polemiche saranno altrove. Il sindaco Nardella è al lavoro con i tecnici della Commissione UE per reperire i soldi necessari, 35 milioni di euro, a finanziare un'altra linea della tranvia, quella che collegherà il centro a Bagno a Ripoli.